Decine di ragazzi entusiasti hanno partecipato alla prima edizione del torneo di calcio intitolato ad Aldo e Dino Ballarin. Tutte le scuole elementari della città protagoniste e sugli spalti tanti genitori che sostenevano con gran calore e a gran voce i propri figli. Il torneo, che ha visto i protagonisti tante formazioni, ha visto in finale il prevalere della scuola Gregorutti su quella Don Milani. Per la sezione femminile, invece, è stata la Paolo VI a battere in finale la scuola Gregorutti. Sentiamo dalla voce di Rossano Boscolo come è andata questa prima edizione del torneo. Primo torneo giovanile Città di Chioggia dedicato ad Aldo e Dino Ballarin. Abbiamo con noi l'organizzatore di questa festa, diciamolo pure, che è Rossano Boscolo. Ciao Rossano. Sì, ciao, per me è un onore veramente enorme aver organizzato insieme con la Città di Chioggia e tutti gli altri collaboratori questo evento. Far parte del comitato organizzatore del torneo Aldo e Dino Ballarin, io che sono nato con il mito dell'Aldo e Dino, proprio mi commuovo anche adesso. E poi la chicca dell'inno, alla fine dell'inno mi sono veramente venuti, come si dice in italiano? Pelle d'oca. La pelle d'oca. Stavo dicendo un altro... Uno slang locale. Uno slang locale, ecco, quindi così. Incredibile l'entusiasmo dei ragazzi che hanno giocato le partite. Devo dire, un'atmosfera pazzesca, c'è ancora tanto amore per il calcio sia nei ragazzi che nelle ragazze di Chioggia. Per i bambini era come giocare una finale di Champions League. Ma ho visto Messi, qualcuno con la maglia di Messi. Barcellona, Manchester United. Per loro, ecco, loro l'emozione era la stessa. Il gol alla fine, la finale. I bambini sono così. Hanno e trasmettono tanto entusiasmo. Ed è veramente una bella cosa, anche perché è una tradizione che si rinnoverà, perché abbiamo sentito che ogni anno questa coppa passerà di mano in mano alle scuole, naturalmente, che giocheranno questa sorta di torneo giovanile. È un trofeo oltre dal grande valore economico, ma dal grande valore morale della tradizione. Un trofeo con l'effigie di Aldo Dino Ballarin, che rimarrà itinerante tra le scuole, porterà sempre questo valore nei bambini. Quindi quando guarderanno, entreranno a scuola e vedranno Aldo Dino Ballarin, si ricorderanno e avranno anche un senso di appartenenza alla città. Una storia che continua. Grazie mille a Rossano Boscolo. Grazie mille a voi ragazzi. La
Giuliano VI. Ok, fatta la foto. L'applauso l'abbiamo fatto, sì. Allora, la Gregorucci femminile. Tutta è squadra femminile adesso, vero? Bisogna avere un po' di pazienza, eh? Ok, bell'applauso anche per le seconde in classifica. Ok. La Marchetti. Allora, è la Chierichin questa o Marchetti? La Chierichin. La Chierichin. Applauso anche per loro. Via, la Marchetti. Ecco. Non nascoste, non nascoste. Dai, apritevi un po'. Ecco qua, ecco qua. Altro applauso per la Marchetti. Vuole essere l'incontro di Aldo e Dino Ballarini e di familiari con i più giovani che sono i bambini che saranno quelli che potranno portare avanti la storia. Quindi è un primo omaggio che loro danno e sono i primi occhi che queste due statue, che questi due busti vedono e quindi in qualche maniera è una storia che continua. Rossano, non sappiamo cosa fare. Mettetevi pure qui davanti. Chierichin, allora, sono stati ripresi. A posto, ragazzi, potete lasciare un po' di spazio. Ok, 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 ok. Una roba velocissima. Via, alzarsi. La Marchetti maschile. Padre Emilio Vittorini, i fotografi e anche i cameraman avranno un pochettino di pazienza anche loro. Grazie. I maschi della Don Milani, maschi della Don Milani. I maschietti della Don Milani. Dai, dai. Lasciate spazio. No, 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 sono qua, sono qua. Come siamo qua? Ok, Rossano, come siamo? Anche l'ultimo. L'ultimo. Ok, grazie. Le effigi della città di Chioggia, la caratterizzazione della nostra città, e vi voglio ricordare a voi che siete la prima squadra che la vince, che sul retro c'è una particolarità, c'è questo specchio su cui deve essere inciso il nome della vostra squadra, la terrete fino al 4 maggio del prossimo anno, che sarà il 61esimo anniversario, e chi poi vincerà per tre volte questo trofeo potrà trattenerlo definitivamente nella vostra squadra. Bravissimi, per un anno resta in vostra custodia, eh? Ok? Allora, complimenti alla scuola Gregorucci, procediamo, è doveroso perché...